Ciao a tutti, oggi faremo insieme una ghirlanda pasquale bellissima. Per il nostro progetto di oggi ci occorrerà una ghirlanda già realizzata intrecciando dei rametti. Vi metto la scheda a questo video nel quale vi insegno a realizzare la ghirlanda qui sopra. In alternativa potrete realizzare una ghirlanda utilizzando il giornale e la carta e vi metto sempre la scheda al video qui sopra in modo che possiate realizzare la ghirlanda come riuscite, perché in questi giorni dobbiamo un po' arrangiarci. Ci occorreranno degli avanzi di tessuto, della fantasia che volete, e se l'avete verde, io qui userò una fodera, anche in fantasia andrà benissimo. Chi ce l'ha potrà prendere anche del fondi sempre verde, in modo che potremo realizzare delle foglie. Ci occorrerà inoltre l'ovatta fioccata, vi metto il link per acquistarla sotto al video. E in alternativa sarà possibile usare del comune cotone idrofilo. Ci occorrerà della raffia, un nastro possibilmente un po' grezzo, delle uova di plastica o in alternativa andranno benissimo i gusci vuoti delle uova che usiamo in cucina, un paio di forbici, un paio di pinze e del filo di ferro, e ci occorrerà la nostra immancabile colla a caldo ed inoltre, chi ce l'ha, la macchina da cucire. Non preoccupatevi, la cucitura da fare è piccola piccola, quindi chi non avesse la macchina da cucire potrà tranquillamente cucire a mano. Vi ho detto tutto e andiamo subito a lavorare. Tagliamo il tessuto in rettangolini da centimetri 16 per 10 circa. Ora pieghiamo in questo modo e andiamo a cucire qui. Quindi abbiamo ottenuto questo, come vedete è praticamente un sacchettino aperto sopra e sotto. Ora con ago e filo passiamo in questo semplicissimo modo su uno dei due lati. Stiamo lavorando sempre sul rovescio, quindi sempre dalla parte dove c'è la cucitura. Come vedete è un'operazione velocissima. Una volta giunto in fondo tiro e si arriccerà, vedete? Quindi tiro per bene e vado a bloccare bene bene qui in fondo. Ora vi faccio vedere, levo le mani, ecco qua, dovremmo ottenere questo. Quando avremo bloccato per bene l'arricciatura in fondo al nostro sacchettino, potremo svoltarlo sul diritto. Quindi lasciamo le cuciture all'interno. Prendiamo un pochino di ovatta fioccata e lo andiamo a riempire. Ecco, il nostro tulipano è praticamente pronto. Ora ago e filo, piego un pochino all'interno il tessuto, così vado, quindi lo piego così, vado a bloccare qui a metà. Ora lo farò velocemente così lo riuscite a vedere bene. Qui a metà e poi devo portare anche questi lati qui a metà. Quindi di qua
ed anche dall'altra parte, vedete, facilissimo. Avremo ottenuto questo. Ora questo è visto. Taglio delle porzioni di filo di ferro da 25-30 cm circa. Con l'aiuto di un paio di pinze realizzo un cerchiolino così. Questo sarà lo stelo del nostro fiore. Quindi prendo, in questo caso io userò della fodera, ognuno potrà usare quello che ha in casa, e strappo una strisciolina di tessuto. Eccola qua. Ora devo avvolgere la strisciolina di tessuto sul filo di ferro in modo da formare il gambo. Qua su in cima blocco con appena appena un pochino di colla a caldo e poi, guardate, molto semplicemente arrotolo il tessuto sul filo di ferro. Qui in fondo blocco sempre con un pochino di colla a caldo. Ed ecco qua, il nostro gambo è pronto. Quindi metto un pochino di colla qua su in cima dove abbiamo creato l'anello e vado ad incollare così. Tengo un momento affinché la colla faccia presa. Per coprire il filo di ferro qui in fondo facciamo in questo modo. Prendiamo una piccola porzione di tessuto, pieghiamo a metà, faccio piano piano, a metà e poi ancora una volta a metà, in modo da creare un piccolo triangolo. Qui diamo una forma un pochino arrotondata ed in questo modo avremo ottenuto questo, quindi la forma di una piccola corolla. Ora, facile facile, elimino uno di questi petali e vado ad incollare in questo modo, così resterà un po' con una forma conica. Poca poca colla a caldo, ecco qua. Qui abbiamo, spero si riesca a vedere, piccolo piccolo, qui abbiamo un buchino. Ora non ci resta altro che inserire questa parte in modo da andare a coprire il filo di ferro. Qui in fondo basterà un goccino di colla a caldo e voilà, perfetto. Allo stesso modo ne ho realizzato altri. Da un foglio di fommi ricavo delle foglie lunghe, non ne occorreranno molte, non le metteremo proprio su tutti gli steli. Ecco, facciamo finire la foglia un po' larghina così e poi la potremo attaccare su qualcuno dei nostri fiori. Quindi mettiamo poca poca colla
A questi punti non ci resta che comporre la nostra ghirlanda, quindi semplicemente li appoggeremo all'inizio così, in seguito legheremo tutto con della raffia. Essendo su filo di ferro, poi è veramente comodo riuscire a modificare gli steli, vedete, sono blocco quindi qui con un pochino di raffia, facciamo un nodo bello stretto in modo che i nostri fiori non possano scappare. Cerchiamo di donare alla nostra ghirlanda una forma meno statica possibile. Quindi potremmo ritagliare ed aggiungere qualche foglia. Il fommi, guardate, basta semplicemente tirarlo in questo modo e piegarlo e prende subito una forma. Questo. Quindi potremmo prendere dei ciuffettini di raffia e aggiungere anche quelli. Così semplicemente piegandoli. La raffia poi semmai la accorceremo un pochino ed ora prepariamo un bel fiocco. Qui più abbiamo un nastro grezzo meglio è. Guardate che bello il mio, ha tutte queste parole scritte sopra. Facciamo proprio un fiocco semplice semplice. Ecco fatto, ed ora potremmo aggiungere le nostre uova di plastica. Ed ecco fatto, quindi se è necessario sistemiamo un pochino il nastro ed ecco fatto, il nostro progetto è terminato.
Ed eccoci qua, il nostro progetto è terminato, è giunta l'ora dei saluti. Oggi io vorrei fare un saluto speciale a Teresa. Teresa, un bacio, oggi è il compleanno. E come sempre grazie, grazie a tutti e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. A domani, ciao!